Alessandro, oggi per la prima volta sei stato un docente di una persona molto più grande di te. Che cosa gli hai insegnato? Come inviare email, immagini, andare su Google, scaricare le app. Cose che tu fai quotidianamente? Sì. Secondo te perché è importante che anche i nonni utilizzino il computer? Comunicare con i parenti, gli amici, oppure per informarsi. E il tuo ruolo può essere veramente utile a loro? Potrebbe.